Un primo passo per la stabilizzazione dei conti e daremo delle priorità cercando ovviamente con le risorse libere, disponibili, che non sono tante, di poter dare qualche risposta anche considerando gli investimenti che stiamo facendo su alcuni aspetti chiave tipo la manutenzione, il verde, quello che riteniamo veramente prioritario in questa fase, ovviamente anche con una visione triennale che dovrebbe cominciare a darci delle prospettive più, diciamo, rassicuranti. Considerando anche l'efficacia di una serie di consolidamenti che derivano dal patto per Napoli, dalla riscossione alla gestione del patrimonio.